Sindaco Vincenzo Napoli, è arrivato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ufficializza la proroga per l'autorità portuale di Salerno fino al 31 dicembre 2017. E quanto vi aspettavate? In verità ci aspettavamo qualcosa in più, noi avevamo chiesto una proroga di 36 mesi, il governo ha avvisato invece l'esigenza di ridurla a 9 mesi e ora noi abbiamo la necessità che il governo provveda immediatamente alla nomina del commissario, altrimenti si potrebbe verificare un'eterogenesi dei fini, ovvero che una proroga si manifesti come una perdita di tempo. E questo noi non vogliamo che succeda e faremo in modo che rapidamente si svolga anche quest'altro atto, si nomini il commissario. La proroga di 9 mesi, sostanzialmente cosa significherà in termini fattuali per il porto di Salerno? Noi abbiamo un atteggiamento, come dire, realistico rispetto agli accadimenti. Prendiamo il buono di quello che ci viene tentando di metterlo a profitto, fare in modo che, per quanto è nelle nostre competenze, in questi 9 mesi non si perda un attimo di tempo, naturalmente. Noi avevamo chiesto una proroga più lunga per terminare un ciclo di opere pubbliche, ma ora noi siamo rappresentati dall'autorità portuale, da un nostro valido esponente, il Nautiscuolo, che con grande consapevolezza dei fini e grande competenza professionale farà in modo che nel porto di Salerno quanto era previsto venga realizzato. È un atteggiamento, ripeto, realistico che credo vada anche nella direzione giusta. Oltretutto, mi diceva Criscuolo che con il presidente Spiti, del presidente dell'autorità di sistema, si è instaurato un rapporto fattivo, concreto e leale, e quindi la cosa è assolutamente rassicurante per quanto riguarda le prospettive della nostra famiglia portuale. Quindi a quanto le risulta, i lavori in corso e quelli che l'autorità portuale di Salerno, sta per appaltare, mi riferisco ai lavori dell'imboccatura, dell'escavo, delle gallerie, dei trafori, saranno portati regolarmente a termine, seguiranno il loro iter senza ritardi? Devo ritenere di sì. Naturalmente noi vigileremo con solerzia e attenzione affinché non si perda un attimo di tempo. Il nostro, come lei sa, nelle nostre contingenze, ma non semplicemente salernitana in linea generale, la risorsa scarsa è il tempo. E allora ogni minuto va utilizzato, non va perso un solo attimo e bisogna lavorare costantemente nel perseguimento degli obiettivi che ci siamo prefigurati. Gli operatori, principali dello scalo di Salerno non sono soddisfatti di questa proroga così breve. Cosa si sente di dire? Bisogna dire che incontreremo anche gli operatori portuali per un confronto franco, per acquisire conoscenza e naturalmente tranquillizzare, nel senso che ora l'autorità portuale di sistema dovrà dare pieno fiato alle trombe e fare in modo che quanto è nella sua mission politica e strutturale vada portato a termine con grande velocità. Ultima domanda sui lavori, ce n'è uno in particolare, quello del traforo delle gallerie. Si è scatenata nelle ultime ore una discussione sul viadotto Gatto. C'è la possibilità, almeno a detta dell'assessore all'urbanistica del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, c'è l'ipotesi che possa essere abbattuto una volta che le gallerie entreranno a regime e quindi assorbiranno il traffico pesante. È una discussione che è nelle corde dell'amministrazione comunale? Io ho sentito l'assessore Di Maio che mi ha raccontato che l'ipotesi sarebbe l'abbattimento di un pezzo del viadotto Gatto, che obiettivamente è una ferita ambientale bruciante. All'esito dell'ultimazione delle opere, naturalmente noi porremo in essere anche un ragionamento di questo tenore, confrontandoci realisticamente con le poste di bilancio. Vedremo, ricorrendo anche ai finanziamenti europei, se questa ipotesi è perseguibile. Io sarei assolutamente d'accordo a fare quanto detto da Mimmo De Maio. Grazie.